Procida lancia la sua sfida per diventare capitale italiana della cultura per il 2021. La più piccola delle isole del Golfo di Napoli ha presentato questa mattina nella Sala Mariella Cirillo della sede della città metropolitana la sua candidatura per il prestigioso obiettivo, con una precisa strategia. Innanzitutto il logo, realizzato dal designer Paolo Altieri. 5 cerchi, uno più grande al centro e 4 intorno. Procida al centro, tra Napoli, Ischia, Capri e Pozzuoli. Al centro, tra arte, musica, cinema e letteratura. Un segno statico, ma dinamico allo stesso tempo. Quasi un infinito al quadrato. E poi un comitato promotore di assoluto rilievo. Coinvolte istituzioni sovraordinate, università, associazioni, centri di ricerca, partner privati come banche e compagnie di navigazione. Lanciato il programma Procida Immagina, tavoli tematici su inclusione sociale e accessibilità, giovani e nuove tecnologie, il terzo su turismo culturale e destagionalizzazione. Via libera anche al progetto Legami del Mare, storie di mare degli abitanti dell'isola dall'età del bronzo ai giorni nostri. Riteniamo che la cultura di Procida e la sua storia vada valorizzata e conosciuta di più. Altro punto di forza della candidatura, la rete tra istituzioni e con le altre piccole isole. Quello che voglio sottolineare è che l'isola di Procida sta cercando di mettere insieme tutte le altre realtà che hanno qualcosa in comune con le isole, quindi abbiamo invitato i 21 ospiti delle altre isole che verranno tra 10 giorni a Procida, ma cerca anche di mettere insieme le istituzioni della città di Napoli e anche tante amministrazioni dei Campi Flegrei e di una zona più vasta per fare in modo che la candidatura di Procida sia anche un patrimonio comune di quest'area. L'iter è serrato. Entro il 2 marzo occorrerà presentare al Ministero il dossier della candidatura. 43 le città contendenti. La commissione ne sceglierà 10, che saranno rese note dopo il 10 aprile. Se Procida sarà tra queste, si aprirà una seconda fase, che prevede un'audizione di un'ora per ciascuna delle finaliste. Il verdetto finale il prossimo giugno. Io il giorno 13 ho un appuntamento al Ministero e sicuramente parlerò al viceministro col quale mi incontro, parlerò di Procida. Anche il sindaco della città metropolitana, Luigi De Magistris, ha salutato l'iniziativa. L'entusiasmo che ha generato la candidatura dell'isola di Procida dimostra che la città metropolitana è straordinariamente ricca di bellezze e di energie che meritano di essere valorizzate e conosciute in tutto il mondo. Noi siamo pronti ad appoggiare tutti i progetti che vadano in questa direzione. Il timone della traversata è stato affidato ad Agostino Riitano, già Project Manager Supervisor di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Il tema non è quello di fare la gara tra le principali città italiane sulla quantità di patrimonio culturale. La competizione è una competizione che ha a che fare con una progettazione di natura strategica dove la cultura viene messa al centro di una politica di sviluppo. Noi lavoreremo affinché tutta la comunità procidana e quelli che noi chiamiamo i procidani di cuore possano generare questo tipo di visione. Procida è stata anche set di film straordinari, si punterà anche su questo. Il cinema sicuramente sarà uno dei linguaggi determinanti per caratterizzare il nostro dossier di candidatura. Ci sono diversi soggetti a livello nazionale e a livello locale che hanno già aderito, siamo già al lavoro con le principali istituzioni cinematografiche nazionali proprio per riportare a Procida quelli che sono stati i grandi maestri che nel corso degli anni hanno utilizzato Procida non soltanto come location ma come ambiente fertile per poter produrre creatività. Il sogno è quindi quello di ripetere sempre da sud il miracolo di Matera. Io cercherò di portare dentro l'esperienza di Procida tutto quel meglio che abbiamo realizzato a Matera.